artisti, che un artista abbia ricevuto questa onorificenza. Vi leggo anche, perché è molto bella, la motivazione: per la maestria e l'intelligente ironia che hanno caratterizzato la sua lunga carriera teatrale, cinematografica e televisiva. E se mi permettete solo un momento, se lo trovo, è un'occasione, perché Franca Valeri è stata insignita di questa decorazione, è un'occasione per me importante citare anche le altre signore che con lei l'hanno ricevuta, che sono Gabriella De Lucia, che è un'astrofisica, Cini Boeri, giovanissima astrofisica, che è riuscita a montare, procurandosi, credo, se ricordo bene, da sola dei finanziamenti europei, un laboratorio importantissimo nel nostro paese. Cini Boeri, che è l'architetto e designer che abbiamo tutti e di cui possediamo tanti oggetti nelle nostre case. Simonetta Soldani, docente di storia del Risorgimento. Monica Chiaruce, volontaria della Croce Rossa. Nicoletta, Leonora Lansberger, ricercatrice medica. E Viviana Tatani Ferrari, che è un'imprenditrice. È un'attrice, Franca Valeri, ma anche un'imprenditrice, una grande imprenditrice di se stessa. Grazie. Grazie da tante. È più importante che essere imprenditrice di se stessa che avere talento. Allora, il talento è qualcosa che non è mai mancato, non è mai mancato, signora, di sicuro. Però c'è veramente una grande forza nella costruzione di una carriera che, se voi vi prendete così il gusto di andare su Wikipedia, dovete stampare circa 15-16 pagine. E stampate 15-16 pagine per vedere tutte le cose che lei ha fatto, ma gli elenchi sono tutti incompleti, cioè bibliografia incompleta, teatrografia incompleta, una pagina intera, sono tutti quanti, cioè soltanto con un breve riassunto delle cose che ha intraprese, ecco, delle imprese di Franca Valeri, voi stampate almeno 15 pagine di biografia di Wikipedia. È un'attrice strepitosa, amatissima, non solo nel nostro paese. Che oltre ad aver dato vita a dei personaggi indimenticabili, attualissimi, perché si possono aver fatto grandi cose, ma che poi, come dire, scoloriscono come i maglioni, ecco, tutte le cose fatte da Franca Valeri hanno ancora dei colori brillanti e non si vede l'ora di rindossarli, anzi che li rindossi lei. E non soltanto come attrice, sceneggiatrice, regista, teatrale lirica, autrice di commedie graffianti, divertenti, messe in scena e mai, come dire, abbastanza messe in scena, e anche scrittrice, ho dedicato qualcosa, regista lirica, mezzo soprano? Regista lirica ci tengo. A regista lirica ci tiene, perché questa è un po' l'altra grande passione della sua vita. E scrittrice di un libro che ho letto, dunque io l'ho comprato credo a dicembre, mi sono fatta questo regalo di Natale. Poi mi è stato subito rubato, avevo ospite un'amica, le ho detto prendi pure, tanto che sei qua, se vuoi, ha preso questo. E quindi ho dovuto aspettare un po', e lei mi ha detto una cosa meravigliosa, ha detto ma questo libro sarebbe perfetto da ascoltare detto ad alta voce. E che cosa ne pensa? E, sì, e soprattutto che cosa ci dice di questo titolo? Posso farle una domanda di questo titolo? Devo dire molto, insomma, sulle pile di libri in libreria incuriosisce subito, prima incuriosisce Franca Valeri e poi il titolo. Bugiarda no, reticente. Questo
questo lo devo a mia madre, che quando io ero bambina, ho stato anch'io mamma. Perché adesso incontro sempre qualcuno lì. Oh, io l'ammiro, venivo sempre. La sentivo sempre quando ero bambino. Tutti i bambini. Ecco, la mamma diceva, siccome io come bambina un po' chiusa perché non mi andava a lavorare, non per altre ragioni. E lei dice, la Franca non è curata, era deficiente. Questo ricordo mi è sembrato una biografia così perfetta che l'ho eletto a titolo del mio libro. Devo molto a mia madre, perché era una donna evidentemente molto spiritosa. Però mio papà era molto ironico, così io ho avuto da prendere in famiglia. Questa è una grande fortuna, perché non tutti hanno nelle proprie famiglie dei soggetti ispiratori. Ecco, a questo proposito, io avevo scelto, se lei è d'accordo, una storia molto buffa, perfetta, che lei racconta nel libro. Posso svelare come è avvenuto che lei è entrata nella famiglia? Come è successo? Come è stata portata nella famiglia? Certo. Allora, adesso vado a cercarla, dov'è che è? Pagina 8, eccoci qua. È veramente fantastica. La mia storia con la mamma è com-